E sono Pazox e ben ritrovati in un nuovissimo video. Come promesso nello scorso video delle 10 skin più utilizzate, ci saranno le skin di Fortnite Battle Royale, ma quelle femminili. E oltre ad essere quelle più utilizzate, anche quelle più belle. E certo che alcune skin forse non ci saranno. È sicuro al 100% che i gusti sono gusti e quindi ognuno ha le proprie preferenze. Ma per fare questa lista ho impiegato moltissimo tempo proprio chiedendo pareri e cercando e vedendo quali sono le skin femminili più utilizzate e più amate. Ma prima di iniziare vorrei dirvi sempre la solita e vecchissima cosa che ormai sapete tutti, che per chi vuole supportare il canale aggiunga il tag sotto lo shop di Fortnite Battle Royale supporta creatore. Ma questo potete farlo anche tramite Salve il Mondo, non per forza in battaglia reale. E proprio nel tema di Salve il Mondo, a fine video vi parlerò di una cosa molto carina per quanto riguarda appunto Save the World. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subitissimo con questa lista. Le migliori skin femminili più utilizzate e più belle di Fortnite Battle Royale. Ma prima, intro! E iniziamo subito con una skin inaspettata, ragazzi. Scorpion. Ebbene sì, questa skin viene molto utilizzata da parecchi streamer perché ricorda tantissimo il tema Max Payne. Ma non solo, anche per il suo nome, ma anche per il suo look cattivo e femminile. Non ha nulla di che in particolare, ma è molto carina da utilizzare e da vedere, con tanto di righe disegnate sulle braccia che ricordano vagamente quelle righe della felpa di Alla Deriva. Se ci pensate e le guardate, sono le stesse. Una skin veramente mitica, voi cosa ne pensate? Utilizzate Scorpion? Se sì, hashtag Scorpion. E beh, operazione segreta di certo non poteva mancare, con descrizione non hai visto nulla. Fa parte del set Fratellanza Furtiva. Sappiamo benissimo che esiste anche la versione maschile, ma chi l'ha comprata quando c'è la versione femminile che ricorda vagamente Edna degli Incredibili, ma in versione molto ma molto bella? E Mirror's Edge, un pochino. Io l'ho presa proprio perché mi ricorda proprio un pochino Mirror's Edge, la protagonista Fate. È una skin bellissima ed unica da avere. Il suo costo è di 1500 V-Bucks, ma ne vale veramente tutti, ragazzi. I zainetti molto scuri, soprattutto quello del Cavaliere Nero, si intona alla perfezione con questa skin. Voi cosa ne pensate? Vi piace Operazione Segreta? E se ovviamente la utilizzate, hashtag Operazione Segreta. E beh, se Raven era dall'altra parte, come non poteva mancare Devastazione, in volo su di noi avvolto nella notte. Fa parte del set Mai Più, proprio come Raven. Oltre ad avere delle ali magnifiche e perfette per il bombardiere oscuro e il bombarolo lucente, è un'ottima alternativa al nostro caro corvo. Tenebrosa, cupa e ovviamente devastante. Se anche voi avete questa skin, ovviamente, hashtag Devastazione. Oblio, o meglio dire Oblivion, preferisco molto di più il nome in inglese, Vendetta senza fine, fa parte del set Oblio. Ah, nelle stories ho adorato questa skin e l'adoro ancora tuttora, si intona alla perfezione con le ali nuove del passaggione numero 6. Ho sempre preferito lei che ad Omega, so che molti di voi preferiscono Omega perché può cambiare colore, ma Oblio fa la sua bella figura. E come sempre, hashtag Oblio. Bubusettete, ecco, questa è forse una skin che non vi aspettavate. L'ho comprata proprio perché assomigliava particolarmente, ma non tantissimo, ad Harley Quinn. Quindi come non potevo non acquistarla? Con descrizione ti vedo. Fa parte del set Parata Festosa. Con tanto di palloncini che fanno da spallucce, cintura. La preferisco molto di più utilizzare senza maschera, perché con la maschera perde secondo me tutta la sua bellezza. Voi fatemi sapere, avete bubusettete? Se sì, hashtag bubusettete. E come non poteva mancare la bellissima fiaba? Non perché ha cappuccio, vabbè, ha cappuccio rosso e va bene. La foresta non è sicura se c'è lei. Fa parte del set cappuccetto rosso. Trecce lunghissime, nere e rosse e cappuccio rosso. Cosa volete di più? Il viso di questa skin, molto dettagliato, con queste piccole particolari pitture facciali che ha attorno agli occhi e con dei fantastici occhi verdi accesi. Non ho da dire altro su questa skin, se non è impossibile non amarla. Se voi avete il cappuccetto rosso, hashtag fiaba. Lasso
è una di quelle skin starter pack rilasciate proprio nella stagione dei rapinatori, quando c'era quella modalità abbastanza particolare con i camion e i lama, con delle vittorie molto molto semplici. Beh, che dire, è un'evoluzione di Torre della stagione numero 5, ma una bellissima evoluzione, perché Torre non mi fa tanto impazzire, ma Lasso, con questo cappuccio e quella maschera, è veramente fighissima. Voi l'avete acquistata? Se sì, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e ovviamente hashtag Asso. E beh, come sempre in ogni mio video può mai mancare lei, la regina di Fortnite, il bombarolo lucente con bombardiere oscuro. Ormai è la stessa skin, come dissi anche nello scorso video, delle skin più usate e anche tra le più belle. È normale, sia bombarolo e sia bombardiere sono le skin femminili più belle di questo Fortnite Battle Royale. Non dico altro. Ovviamente hashtag bombardiere e bombarolo. E facciamo un grande tuffo nel passato, la seconda stagione di Fortnite. Non vi ricordate? Specialista delle scintille. È ora di farsi notare, fa parte del set Febbre di Fortnite. Una skin assolutamente magnifica, una delle prime skin con delle animazioni sul proprio corpo. Nella stagione 2 la si utilizzava veramente tantissimo. Era l'unica skin femminile che si vedeva durante la battaglia reale, non si trovava altro. Voi avete questa skin? Se sì, hashtag discoteca. E tornando alla cara Ramirez, si parla di Pioniere, una delle skin di Twitch Prime pacchetto 2. Con i suoi belli tatuaggi tribali su entrambe le braccia, con tanto di cappellino, molto molto professionale e molto ispirata proprio alla battaglia militare. Veramente una gran bella skin che sicuramente è anche migliore del capo squadra. Voi cosa ne pensate? Se avete questa skin, hashtag Pioniere. Oh, Tecnica era amatissima nella stagione numero 4, era strautilizzata. Il povero Abstract, nonostante era così carino, Tecnica era sempre in pista. Tutti in quei tempi e tutt'oggi la utilizzano molto spesso. È assolutamente magnifica e non si può dire altro. Ovviamente, se voi avete questa skin, hashtag Tecnica. E soprattutto date un voto a tutte queste skin che sono state appena elencate, da 1 a 10, così ci divertiamo un pochino nei commenti. Proprio oggi ho comprato Salve Mondo e devo dirvi una cosa, sono un cretino. Sono un cretino perché non ho mai avuto tempo di acquistarlo e mi sono pentito. È veramente una modalità fighissima e soprattutto molto utile per chi vuole farmare V-Bucks. Veramente divertente e non vedo l'ora di giocarci. E quindi questo io chiedo a voi: volete qualche video su Salve Mondo? Volete notizie su Salve Mondo? E soprattutto anche delle live? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Sono sincero, è veramente divertente. Che dire, noi come sempre ci vediamo al prossimo video con dolcissimo e carnissimo.